It happened in the park. È successo nel parco. È il titolo inglese di Villa Borghese, il film di Vittorio De Sica del 1953. Ed è proprio così. È come se le porte di tutte le case fossero cadute, lasciando la visuale libera al primo che passa. Nei 6 episodi che compongono il film, De Sica glorifica il voyeurismo, celebrando la potenza del concatenarsi fluido degli eventi. La sua visione di un parco pubblico è quella di un viaggio senza mappe. Nella vita, come nel film, ci si arriva con un piano ben preciso: fare un picnic in un certo punto, visitare la galleria. Ma il parco è talmente pieno di tentazioni e opportunità casuali che finisce sempre per frustrare l'ambizione di andare dritti da A a B. In un episodio, due prostitute romane in fuga dalla polizia si imbattono in un concorso di bellezza per Miss Cinema che si svolge nel parco e ci si iscrivono. A Villa Borghese tutti ce la possono fare. Questa facile transizione fra alto e basso è una componente fondamentale del fascino del parco. Un luogo che non esclude nessuno. Che tutti quei busti di pietra di uomini famosi debbano avere il nome scritto sotto, chiaro e tondo, per esempio. Non so, magari è solo una diversa sfumatura di gusto ottocentesco, ma quanta differenza fa? Non c'è bisogno di aggirarsi fra le statue con ansia, vergognandosi della propria ignoranza. Qualunque casalinga può arrivare davanti a Leonardo da Vinci e pensare: che zigomi da ragazzina, e com'è strano con questa barba lunga. Qualunque umile lavoratore può mangiarsi un gelato davanti ad Archimede, guardarlo negli occhi di pietra e pensare a quanto assomiglia al signor Giancarlo dell'ufficio postale. Ad Harvey tutto questo sarebbe piaciuto moltissimo. Dentro la villa in sé, le statue vanno da quelle graziose a quelle straordinarie, restando sempre del tutto comprensibili al visitatore casuale in cerca di ombra. Cos'è la storia di Apollo e Daphne se non un classico caso di amore non corrisposto in un parco? Il capolavoro di Bernini riproduce l'attività principale dei giardini, dove i ragazzi guardano le ragazze, mentre le ragazze guardano i ragazzi che guardano passare le ragazze. E avendo ripreso da mio padre fotografo l'abitudine di spiare le persone belle, so, come sapeva Apollo, quanto può essere doloroso contemplare un bellissimo essere umano che non sarà mai tuo. A questo strazio del desiderio Bernini offre una soluzione, almeno sul piano estetico, combinando in maniera sublime all'interno di una sola scultura tutti i materiali scompagnati di cui è fatto un parco pubblico: la carne umana, la corteccia degli alberi, il marmo. Sul viso di Daphne si legge lo shock della metamorfosi in atto, ma negli occhi di Apollo io scorgo segnali di sollievo. C'è quel tipo di pace che si raggiunge quando alla fine si desiste dall'inseguimento. A mio padre, che non ha mai smesso di desiderare donne che non lo volevano, il rifiuto categorico di Daphne sarebbe forse servito per una momentanea presa di coscienza. A volte una certa donna non la puoi avere e basta. A volte una donna preferirebbe essere un albero.